E ciao a tutti amici di YouTube Italia, benvenuti in questo nuovo episodio di Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 2. Tolgo il cursore perché sennò vi dà fastidio. E oggi vediamo cosa dobbiamo fare, saranno cose molto noiose, ma guardiamo. Ciao Hermione, sai qual è la nostra prima lezione? Pozioni, Harry. Dobbiamo imparare come preparare la pozione rigeneratrice. Spero che tu abbia raccolto tutti gli ingredienti. Seguimi, Harry. Cosa che non abbiamo fatto. Molti mi avete domandato, diciamo nei commenti, cosa succedeva se noi raccoglievamo tutti gli ingredienti per la lezione di pozioni. E adesso vi dico praticamente che se non raccogliamo gli ingredienti non possiamo proprio entrare nell'aula. Non è che andiamo a lezione e qui non ci toglie dei punti, no. Qui i punti gli insegnanti non ci ritolgono. Nel secondo potremo perdere dei punti, ma per altri motivi. In questo primo gioco invece no. E quindi essenzialmente dobbiamo per forza raccogliere gli ingredienti, altrimenti non possiamo andare avanti con la storia. Ci tengo a precisare che comunque gli ingredienti non devono essere necessariamente raccolti tutti quanti prima di andare a lezione, ma potevamo già raccoglierli prima. Ovviamente non tutti quanti in una volta, perché molti ingredienti possono essere raccolti semplicemente per forza, diciamo, raggiungendo, cioè insomma ragazzi non so spiegarvelo, quell'ingrediente è possibile raggiungerlo secondo determinati tipi di incantesimi, non lo so spiegare adesso ragazzi, non mi dite niente. Comunque Hermione adesso andrà nei sotterranei, noi usciremo nel parco per andare a prendere gli ingredienti e mannaggia la miseria, porca miseria, zozza, schifosissima, non abbiamo la scopa per volare nel parco, non ce l'abbiamo ancora, quindi dobbiamo farcela a piedi. Io mi scoccio di farmela a piedi, è tutto tempo perso, sono tutti i fazzoletti persi. L'avete capita la battuta, vero? L'avete capita? Comunque, ci saranno, chiacchiereremo un po' durante questa missione. In questa missione, penso, in questa parte, penso che raccoglieremo solamente gli ingredienti, perché dopo dovremo andare a fare un'altra sfida, la penultima sfida, fortunatamente. Quindi ci sarà, mi impiegherà un po' di tempo per giocarla, registrarla e tutto, quindi facciamo le cose con calma, che chi va sano va piano e va lontano. Aspetta, penso di aver sbagliato, però lasciate stare. Comunque, questo è il parco, cioè il giardino di Hagrid, che nel secondo invece sarà l'ingresso della foresta proibita. Eccoci qua, ma volevate vedere il giardino di Hagrid, quanto è bello. Allora, questo è l'ingresso per un posto inedito inventato dal gioco, che vedremo poi più avanti. Qui non ci possiamo andare, qui non ci possiamo andare, qui ci possiamo andare lanciando il Gommosus e saltando qua sopra, ok? Ecco, vedete, per esempio, qui troveremo un ingrediente, che non avremmo potuto raccogliere se non conoscevamo l'incantesimo Gommosus. Per questo, quello che provavo a dirvi prima, ma non mi uscivano le parole dalla bocca, ragazzi, perché voi siete così belli che mi togliete le parole, mi lasciate senza parole, capite? Anche se non vi ho qui davanti, io so che voi siete bellissimi, però mi lasciate senza parole, e quindi non va bene. Vabbè, qui ci sono i servienti, che sono le creature che muoiono a scoppio ritardato. Adesso vedremo perché. Raddrizziamo la telecamera, ecco qua, ok, allora. Questi... servienti, probabilmente sono a guardia della corteccia dell'albero. Ecco, infatti, dovremmo raccogliere la corteccia dell'albero generante. Quelli sono i servienti. Colpiamoli con il flipendo e muoiono. Ah no, questo è morto regolarmente. Ok, alcuni muoiono con qualche secondo di ritardo, ma poi vedremo perché. Ah vabbè, mi sono dimenticato di ammazzarli, ma vabbè, non fa niente. Eccolo qua, vediamo. Ecco, vedete, muoiono un po' scoppio ritardato. Ecco qua. Vabbè, sono cose che ti fanno un po' sorridere, sono degli errori del gioco, però ti fanno sorridere dopo un po' di tempo. Quelli sono altri servienti. Aspettate, non mi riesco a regolare la telecamera perché sto giocando alla PlayStation 3 in questo periodo e diciamo che la telecamera è invertita rispetto ai giochi PS3. In particolare sto giocando a The Last of Us. Allora, gioco che io possiedo da dicembre, ma che non ho mai giocato, non so perché. Anzi, l'ho pure avuto gratis perché l'ho comprato un mio amico che me lo ha passato. Allora, io possiedo questo gioco da dicembre e non ci ho mai giocato e ho detto: Samuele, ma tu possiedi uno dei giochi più famosi per PlayStation 3, uno dei giochi più belli, e non stai sfruttando l'occasione per giocarci, lo hai pure avuto gratis, sfrutta l'occasione. Perché un po' ci avevo giocato, però sapete, ero impegnato con la scuola, tutte quelle cose là, le stronzate. Allora non mi ci volevo applicare più di tanto. In questo periodo sono ancora più impegnato con la scuola, ma chi se ne frega, sto giocando a The Last of Us ed è bellissimo. Cioè è veramente, è proprio bello, quando ammazzi gli zombie
ti viene proprio, ti sale proprio quella voglia di continuare ad ammazzare, perché senti proprio la gioia del dolore altrui, perché tu vuoi ammazzare. No, queste sono cose un po' statiche, sto scherzando, non è questo il motivo per cui mi piace quel gioco, però sono ancora all'inizio, devo ancora godermelo appieno, ma comunque vi farò sapere più avanti. Questa è una delle novità per quanto mi riguarda, ovvero il fatto che sto giocando a The Last of Us. Altre cose, ho finito Lost. Lost, non so chi di voi segue serie TV, comunque Lost è una serie TV che, cioè, non so se siete appassionati di serie TV, dubito che non sappiate cos'è Lost, però io, dato che voglio essere figo, voglio dire lo stesso, perché è una delle serie TV, cioè, più famose al mondo, che è andata in onda dal 2004 al 2010 e mi è piaciuta un sacco. Allora, io l'ho iniziata a dicembre, l'ho finita la settimana scorsa ed è stupenda, ma è veramente qualcosa di spettacolare, una delle cose più belle che abbia mai visto, è bellissima, è una serie che non mi dimenticherò mai, davvero. E adesso ho finito Lost, allora ho iniziato Flash. In realtà volevo iniziare Daredevil, però non so perché ho voluto iniziare Flash, ma sono dettagli. E quindi da dicembre che ho iniziato a vedere serie TV, ho visto tutto Teen Wolf, sto aspettando la sesta stagione, la 6B, che la sto aspettando tipo troppo, perché la 6A di Teen Wolf mi ha fatto piangere. Io non erano anni che non piangevo per un film, o per una serie TV, o per un libro, perché l'unica cosa perché abbia mai pianto è Harry Potter, ok? E io non piangevo per un qualcosa del genere da tanto tempo. Io ho pianto per la 6A di Teen Wolf, per la 6x9, non ci posso credere. Non sapevo che mi avrebbe preso così tanto. Teniamo conto del fatto che il fandom di Teen Wolf fa schifo, perché la maggior parte dei fan di Teen Wolf sono delle bimbe arrapate che vanno appresso a Derek, a Peter, a tutto il resto appresso, a Tio, eccetera. Però a me come serie mi è piaciuta sinceramente, a molti alti e bassi. Per esempio, a me non piace la terza stagione, mi fa schifo. La quarta è bella, però è forzata. La quinta è così e così. La sesta è stupenda, ma la sesta mi è piaciuta un sacco. Adesso sto aspettando la 6B. E poi ho visto 13, perché chi non può vedere 13? Cioè, insomma, 30 Reasons Why, cioè, ma dai, vediamoci diciamoci la verità. La serie TV del momento, chi è che non se l'ha vista? Vabbè, mi è piaciuta tutto sommato, cioè, non è tutto sto capolavoro, però mi è piaciuta alla fine, comunque, ma... E poi stamattina, perché non sono andato a scuola, mi stavo vedendo Harry Potter e la pietra filosofale, però l'ho tolto, poi perché volevo vedere Flash, scusatemi ragazzi, dai. Ma perché sono scemo oggi, comunque? A parte che sono sempre scemo, solo che su YouTube non lo do mai a vedere, cioè, ogni tanto sì, e ve ne siete resi conto pure voi. Però, non troppo. Ah, un'altra cosa che volevo dire è che mi avete suggerito di fare le speedrun di Harry Potter in una live. E io, sinceramente, non avevo preso in considerazione la possibilità di fare una live in cui facevo lo speedrun di Harry Potter. Ma il discorso è sempre quello. Chi è che seguirebbe una live del genere? Capite? Se siete disposti a vedere una live che durerebbe più di un'ora, sicuramente, in cui faccio lo speedrun su Harry Potter, ditemelo, e se siete disposti a vederla. E quest'estate potrei pensare di farla. Non è una brutta idea alla fine. Non è male, si potrebbe fare. Perché no? Però sul primo o sul secondo? Sulla pietra filosofale o sulla camera dei segreti? Io sarei più disposto a farlo per la pietra filosofale. Non per qualcosa, però per uno speedrun lo vedrei meglio. Cioè, non lo so perché, sinceramente. Però avrei più voglia di farlo sulla pietra filosofale. Poi magari, se è seguita la speedrun sulla pietra filosofale, potrei pensare di fare anche quella sulla camera dei segreti. Non è male come idea, si potrebbe pure pensare di fare, però il discorso è sempre quello: chi è che se la seguirebbe? Il gioco laggherebbe? Non lo so se il mio computer riuscirebbe a reggere, ma questo è l'ultimo dei problemi. Il primo problema è chi è che riuscirebbe a seguire una speedrun del genere. Fatemelo sapere con un commento, qualcosa, non lo so. Per cui pochi che commentano, fatemi sapere. Comunque, questa è la cosa più che mi interessa di questo video. Siete disposti a vedere una live del genere quest'estate? Fatemelo sapere, magari. Forse in compagnia di qualcuno, perché da solo potrei annoiare. Cioè, se facessi la live da solo, sapete che palle poi per voi. Allora, bene, ci manca l'ultimo ingrediente. Questa è la sfodelo, quindi abbiamo preso la sfodelo, la corteccia dell'albero rigenerante, e dovrebbe mancarci il dittamo. E mi si è addormentato il piede. Ah ragazzi, mi manca l'estate. Questa ieri sera sono andato a dormire alle 2, perché sono stato fino alle 2 a giocare a The Last of Us.
Perché è troppo bello. Poi sto giocando anche a Lego Harry Potter. Ah, dopo ci gioco altro a Lego Harry Potter. Perché anni 5-7 sto giocando, e perché l'avevo comprato tempo fa per il PSN, sulla PlayStation 3, perché c'era lo, era in scontato, l'hanno scontato di 5 euro, costava 10 euro. Comunque, lo sto giocando, e cioè io ho giocato anche gli anni 1-4, non tutti, ho giocato per esempio i primi 3 anni, tipo con voi registrandolo su YouTube. Sto giocando gli anni 5-7, e sebbene sostanzialmente il gameplay rimanga lo stesso, preferisco di gran lunga gli anni 1-4, perché non lo so, è come se negli anni 5-7, dopo un po', si fossero scocciati, hanno velocizzato le missioni, volevano arrivare fino alla fine in tempo, non lo so. Boh, il quinto anno è ancora accettabile, ma dal sesto anno si vede lontano un video che la Warner Brothers Game aveva finito la voglia. Si vedeva lontano un miglio. E vabbè, sempre bello, però per esempio i filmati non fanno più ridere come una volta. Non fanno più ridere, sono ridicoli adesso. Però vabbè, lo finisco per una questione di completezza. E ho ordinato Assassin's Creed 2 da internet, e non vedo l'ora che mi arrivi, perché io non ho finito il primo di Assassin's Creed, devo giocare al secondo. Però non l'ho finito il primo perché non mi piaceva più di tanto, sinceramente. Una figurina. Non era niente di che, cioè, boh. Non... oddio. Fata Morgana. Sì, Fata Morgana. A proposito di Fata Morgana, sono andato al cinema tempo fa, quando c'era il cinema Two Days, cioè il biglietto del cinema che costava 2 euro, a vedere King Arthur, il potere della spada. Non chiedetevi perché sono andato a vedere quel film, però l'ho voluto vedere. Carino, cioè, niente di che. Insomma, è Guy Ritchie, la regia è buona, però non mi è piaciuto più di tanto. È carino, però. Non lo so, sinceramente. Mi è piaciuto, però. Mi è piaciuto, ma. Ma c'è qualcosa che non va. Ma comunque non è video per parlarne. Quindi parliamo di Harry Potter. Allora, ragazzi, che cos'è Harry Potter? Parla di un ragazzino che è stato sconfitto da... cioè, insomma, che i cui genitori sono stati uccisi quando era appena un neonato. Quindi, vabbè, ragazzi, ma voi lo sapete cos'è Harry Potter. Adesso che prendo l'ultimo ingrediente, farò un taglio e ci vediamo direttamente a lezione, ok? Però prima vorrei fare una cosa. Cioè, vorrei fare una cosa perché ci sono delle cose da fare un attimo qua. Le stronzate, però, ci vanno fatte. Perché adesso compaiono queste cose, vedete? Ecco, quanto sono brutte. Docilline. Allora. No, aspettate, sto morendo io. Aspettate. No, qui c'è una gelatina, mi pare. E infatti. Raga, io non le sconfiggo queste docilline perché... vabbè. Vedete, sono morto. E vabbè. Sono cose che capitano. Però... non fa niente, cioè l'ho preso l'ingrediente. Vabbè ragazzi, ci vediamo tra poco. Cioè io dico ci vediamo tra poco perché da qui a 5 minuti arriverò a lezione e per me passeranno 5 minuti, quindi tra poco ci vediamo. Per voi non passerà niente perché ci sarà il taglio. Quindi ragazzi, per me ci vediamo tra poco. Per voi ci vediamo tra 3 secondi. Ok ragazzi, che bello, siamo nei sotterranei. Però non possiamo aprire la porta finché non viene Hermione. Ecco qua, perché Hermione ovviamente c'ha la chiave. No, non è vero, ma perché non potevo aprire la porta? Beh, ragazzi, intanto, non facciamoci troppe domande, come mi piace dire a me. Allora, adesso, ragazzi, andiamo qui, c'è lezione. Vediamo il signor Piton cosa ha da dirci. E finalmente abbiamo la pozione rigeneratrice, perché, come potete vedere prima, ci sono molte occasioni in cui rischieremo di morire. Come avete potuto vedere prima. Hai raccolto tutti gli ingredienti necessari per la pozione rigeneratrice. La pozione rigeneratrice si trova nel grosso calderone, laggiù. Quando sarà necessario, potrai riempire la tua fiala. Potter, dove guarderesti se ti dicessi di trovarmi una pietra Bezoar? Non lo so, signore. Immagino che tu non abbia neanche aperto un libro prima di venire qui, vero, Potter? Per tua norma e regola, Potter... un Bezoar è una pietra che si trova nella pancia delle capre e che salva da molti veleni. Una versione meno potente è l'argomento della lezione di oggi. L'antidoto contro i veleni comuni. Voglio che raccogliate questi 3 ingredienti. Muco di vermicoli, spore di puffagioli e rugiada lunare.
Fate in modo di avere questi ingredienti per la prossima lezione di pozioni. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, nel prossimo video faremo un'altra sfida, quindi non è che ci sarà tanto da divertirsi, però guardatelo lo stesso perché mi devono arrivare i soldi della monetizzazione, sto scherzando ragazzi, non sono un patito di soldi, quindi ragazzi, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere cosa ne pensate delle cose che vi ho detto in questo video, ciao!